keep it all to yourself. Oh, won't you take it? I feel like for the first time and I'm not faking. Fingers on my button and now you're playing. Master of anticipation, don't want you keep it all to yourself. Buongiorno, oggi iniziamo questo nuovo vlog. Come potete vedere, non sono nella mia solita cameretta, ma questo sarà il vlog per quanto riguarda questa settimana che stiamo facendo in Grecia. Siamo partiti ieri, in realtà avete visto le clip prima, però ieri ero troppo stanca, ci siamo svegliati alle 3, cioè è proprio un casino, quindi non mi andava di vloggare, poi ci stavamo sistemando e tutto non avrebbe avuto senso. Invece oggi già vi posso far vedere qualcosina di più. Appunto, ci siamo appena svegliati, come vedete sono il mio solito pigiamino e qui ci sono i letti. Allora, cerco di farvi vedere più o meno la stanza, anche se ci sta la tenda e quindi non si vede nulla. Qui ci sono i due letti mio e di mia sorella, con tipo il comodinino, e questo è la TV. Qui c'è la porta che ti porta qui al letto di mia madre e di mio padre. Cucinina con cose varie. Di qui abbiamo il bagno, ecco qua. E qui fuori stavamo facendo colazione. E dove siamo? Siamo in Grecia, ma precisamente Creta. Siamo venuti qui una settimana, da domenica a domenica di questa settimana, oggi è lunedì. Sapete che a me non piace il mare. Infatti ieri siamo andati al mare, che sta qui davanti a questo residence, e mi sono letta il libro, mi sono portata a leggere questo, che è il primo di Follen, appunto. Cioè, si chiama Follen il primo, però ce ne sono altri, tantissimi altri libri. Avrei voluto portarli perché so, conoscendomi, che li leggo in un boccone, soprattutto se mi piacciono, e questo mi sta piacendo un sacco. Cioè, vi dico, ieri sera ero stanchissima, ma pur di scoprire, perché avevo finito di leggere, c'era una cosa che non mi era chiara, quindi dovevo assolutamente saperla, sono andata a dormire tardissimo. Infatti, appunto, ieri al mare, per dirvi, mi sono portata questo e l'ho letto. Io faccio sempre così al mare. Ne ho letto 150 solo ieri, e ieri intendo dopo le 3 di pomeriggio. Quindi, solite treccine, perché si sta freschi, comodi, anche se te li bagni rimangono così. E basta, questo è tutto per adesso, dopo ci riaggiorniamo, mi sa che mi sistemerò, non truccata naturalmente, perché non mi va di truccare, mi vorrei andare al mare. Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet all week. Just a touch of your love. Yeah, ce l'ho fatta. Guardate. Là sopra, Giorgio è ancora lì che scende. La vedete? Adesso aspettate che entro nell'acqua. Lasciamo le ciabattine. Sentiamo. Sarà un po' fredda. Allora, come potete notare, ho fatto il bagnetto. Treccine bagnate e in più insabbiate, la cosa migliore, raga. Però c'è un botto di vento. Mio padre ha dovuto comprare l'ombrellone, che sono le 2:15, saranno più o meno, un po', non lo so. E quindi naturalmente si muore. C'è Giorgio, ciao. Stiamo mangiando l'uva. Poi io odio la sabbia, sono piena di sabbia. Compenso, insomma, no pain, no game, no? Ok, mio padre che adesso... Oh, minchia, mi è arrivato l'ombrello in testa. Allora, alla fine abbiamo cambiato spiaggia. Siamo venuti qua. Io spero sempre di non essermi abbronzata. Giorgio mi prende in giro e dice di sì. A casa faremo il test della verità. Comunque, appunto, abbiamo cambiato spiaggia perché c'era veramente troppo vento. Dovevamo stare lì con tenere l'ombrellone. Qui c'è questo di bambù. Adesso torniamo. Io mi devo anche lavare i capelli, che sono tipo, Giorgio, se tu senti, è tipo cartapesta. Guardate, è rimasto ricciolino così. Eccoci, docciati. Ho messo la mia catenina. Come sempre vi rimando su 21 Buttons per tutti i dettagli. E questo vestitino di Shein con la cintina che ho comprato, vi faccio vedere l'ultimo video haul. Comunque vedete davanti com'è così. E poi c'è tutto lo straccio, è bellissimo. E non ho neanche provato a truccarmi perché proprio sono stanca morta. E i capelli li ho sciacquati. Qui c'è il phone, ogni tanto
lo passo così al volo. E state vedendo? Perché ho messo la crema. Guarda, c'è anche il segno dello zainetto. No, vabbè, raga, drammi. Allora, anche oggi è andata. Stiamo bevendo come, non lo so, cappelli in mezzo al deserto. Ma niente, anche qui tutto buono. Vi faccio vedere, se hanno portato anche tipo dei dolcettini. Ma vi portano sempre qualcosa in più, anche se non lo pagate così. Buonanotte, ci vediamo domani. Buongiorno, stamattina siamo a Palm Beach. Siamo a Vai, proprio scritto Vai, ed è una spiaggia famosa perché ci sono tutte palme e cose. Abbiamo sempre preso il nostro fidato ombrelloncino. Come sempre mi metterò a leggere il mio libro amatissimo, Fallen. Lunchtime, guardate cosa ho comprato ieri al supermercato. Il porta sandwich con i rimasugli del mio panino, va bene, dettagli. Comunque è troppo figo, cioè dai, su, una svolta. Giorgia è qui che mangia il suo panino al tonno. Dai, mordilo, mordi il piacere. Wow, un altro è volato lì, un elicottero di quelli gonfiabili. No, è ancora lì, lo vedi che è rosa. Ah, ma può essere sì, che c'è quello che l'ha preso. Non so se vedete quella macchiolina. Dai, te l'ho detto che qualcuno l'andava a riprendere. Niente, noi stiamo già fantasticando sull'andarlo a fottere amabilmente. Continuo la mia lettura, fantasticando su Daniel. Stiamo andando via, volevo farvi vedere tutte le palmette che ci sono. Ho perso anche un pezzo del mio smalto, ottimo. Vedete, prima eravamo lì e questa è la spiaggetta. Quindi stiamo andando, io come vedete sono sempre più bruciata, molto molto bene, con i miei capellini molto carini. Adesso ce ne andiamo con questa ripresa. Giorgio, dove siamo? A Miami. Non è vero. A Vardet Beach. Poi perché c'è scritto this is a good kiss spot. Not for me, bastardi. Allora siamo tornati, ci siamo docciati. Io mi sono rifatta le treccine, ci ho messo un po' d'olio sui capelli, il solito quello di Mulac, perché erano tipo secchissimi. E mi sono truccata. In realtà ho fatto una cosa proprio semplicissima, cioè ho messo il correttore, questo qua, il Born This Way di Too Faced, l'ho messo qua sotto, anche se gli occhiali si vedono lo stesso. Poi ho messo il blush di NARS, questo qui Orgasm, il solito. Come vedete mi sono ripresa la mia palettona, però ci ho cambiato le cialde, due tra cui uno che ho usato oggi, che è Glowy Bunny, sono della collezione nuova degli Skin Lights. Comunque la palettina di illuminanti si chiama Get Rich Quick, ecco, mi è venuto sulle labbra, il rossettino della nuova collezione di Nabla, che sono i Diva Crime, si chiama Bohème, prima volta che lo uso, poi vi farò sapere. I Diva Crime mi piacciono sempre. E poi vabbè, sulle sopracciglia e mascara, le mie solite matita, easy. E adesso io e Giorgio abbiamo il momento 21 buttons, perché sì, dobbiamo fare la foto di questo outfit. Eccoci, cena time. Siamo qua proprio sulla strada. Teoricamente c'è una views che adesso non si nota. Comunque, calamaretti. Ragazzi, pasta ne abbiamo? Non so. Qui abbiamo il solito, come si chiama? Sublaggio. E costrettine d'anello. Siamo tornati in cameretta. Comunque il rossetto, non so bene come farvelo vedere, però nonostante sia un rossetto, cioè è rimasto, mi piacciono questi. E poi non bastava l'ustione che ho qui, adesso la faccio vedere, tanto mi alzo a me, tanto si vede niente. Vedete, ho preso anche un eritema qua sul braccio. Ci ho messo la crema, ma non so se si vedrà. Però sì, si vede. Questo, ripeto, è il disagio del pale skin. Quindi anche la giornata di oggi si è conclusa. Poi il programma di domani ancora non l'abbiamo inquadrato bene, quindi non so dirvi, però sicuramente domani poi vedrete. Qui anche per oggi good night e ci vediamo domani. Buongiorno, stamattina sono qui al PC perché sto trasferendo alcune foto della macchinetta, vedete, sul telefono. Sono ancora in pigiama e mi brucia tutto tremendamente. Sì, è vero. Adesso ci dobbiamo mettere il costumino e andare. Siamo arrivati, solito
lettino, io e Giorgia. E sì, oggi terrò la maglietta perché ho paura. Oggi infatti ho messo il due pezzi sotto, cioè tipo il reggiseno del costume. E niente, vedete? Non c'è quasi nessuno. Allora, pranzetto time. Mi sono fatta una sorta di panino col Philadelphia, i pomodorini, c'era un po' di mozzarella avanzata. Comunque è l'ora di pranzo qui, vedete? Solo vi chiederete perché stai da sola. Allora, mia sorella sta facendo la doccia perché si doveva lavare i capelli. Io sono tornata per rimettermi la crema perché mi è uscito l'eritema anche qua. I miei pranzavano davanti alla spiaggia che c'è il ristorantino. Io sinceramente non mi andava, avevo le cose qua da finire, quindi ho detto vengo qua proprio tranquillissima e mangio. Però sto guardando questi qua sopra a noi, vedete c'è un balconcino con la gamba di quello, che stanno mangiando qualcosa con le bacchettine. Mi ricorda troppo il sushi, da una voglia pazza. Proprio ce l'ho sott'occhio. E sono tipo strafelice perché sono andata a vedere stamattina su 21 Buttons, perché ieri sera non so per quale motivo non me lo apriva, e siamo aumentati tipo di 1000 passa persone, una roba assurda. Vi volevo stra ringraziare. E ripeto, se ancora non mi seguite vi lascio il link sempre sotto, perché è un'applicazione che mi sta rapendo il cuore, mi piace tantissimo. Cioè proprio comoda. Anch'io, sapete quante cose ho comprato tramite questa applicazione dagli altri? E tra l'altro mi si è anche aperta l'unghia, vedete? Quando ci sono sti sollevamenti fa malissimo. È la prima volta che mi capita, perché di solito le unghie mi reggono tipo a tutto. Stavolta gli andava così, quindi sto cercando di toglierla, perché comunque è alzata e se ci va sotto l'acqua cose si fa la muffa ed è un casino. Siamo venuti al palazzo di Cnosso, che più che palazzo non ci sta quasi più niente, ma buono così. Questo è... Se volete venire, copritevi. Io sono piena di eritemi, quindi mi sono messa questo show. Cos'è? Lo stile. Stiamo viaggiando. Io ho anche la testa azionata. Non so se si vede. Sto il cappellino da stupratore, mi sembra no. Lo stiloso proprio no. E tra l'altro, è pieno di grilli, cicale qua. Non posso dire una cosa in pace all'ombra. La nostra gita è stata un po' una mezza sola, nel senso che se volete venire... Oh, mi è uscita anche una corna a stare là dentro. Molto bene. Una mezza sola, nel senso che costa l'ingresso 15 euro, e invece sotto i 18 entrate gratis. Solo che è un po'... Sì, se paghi 6 euro già, 5-6 euro, ok. Però questo scialle mi ha almeno parato, anche se è proprio l'antistile. Oh, ma chi se ne importa, vedete? Mi ha parato la bella eritema che sta passando. Più vi dicevo prima, mi è venuto il fungo all'unghietto. Carino, guardate. Adesso ce l'ho avute tutte. Ragazzi, abbiamo trovato Starbucks. Io il solito cool lime, col nome Ilaria scritto in greco. Qui Phil Giorgia, boh, non lo so. Comunque, eccoci qua, non ce l'aspettavamo. Siamo qui Eraklion, ok. Lì ci sta tipo un castello e poi ci sta sta via. Se volete trovarlo, ecco, qui adesso, gnammi. Allora, cambio rapidissimo, perché adesso stiamo andando a cena nel primo posto, la prima sera che non vi avevo ripreso, o forse l'ho ripreso ma alcuni spezzoni. Tornati nel nostro posticino preferito, stesso tavolo, notare. Abbiamo preso le alicette marinate che a mia madre piacciono. Giorgia sta cercando lo stile non papile. Ottimo. Stiamo aspettando. Ragazzi, oggi moussaka per me. Giorgia hamburghetto, anche mio padre. E mia madre sta mangiando il cibo. Io l'ho mai presa, prima volta. Ragazzi, abbiamo fatto nuove amicizie. Ciao, Dovino. Oddio, raga, è bellissimo. Ciao, patato. Buongiorno, sempre se mi sentirete, perché qua c'è un cicale. Mi sentite? Sì. Comunque, ieri sera ci siamo lasciati in modo un po' brusco perché ero stanchissima, tipo sono crollata. Invece stamattina ci siamo svegliati presto rispetto agli altri giorni, perché dobbiamo prendere praticamente una sorta di barchetta che ci porta su un'isola, di cui adesso mi sfugge il nomignolo, ma poi vi farò sapere. Oggi si va a Christy Island, siamo sul traghettino, quindi siamo qui sulla barchetta aspettando che parta. Eccoci arrivati, Giorgio si ricopre. Siamo all'isola di Christy, ci siamo già fatti il bagno e adesso, vedete, mi sono rimessa così perché sì, sono più
piena di eritemi, cose, per mettere la maglietta. Prima sul traghetto mi sono comprata il Kindle Paperwhite, che sarebbe quello per leggere i libri. Finalmente l'ho preso, quindi spero quando tornerò che sarà lì ad aspettarmi. Questo poi me lo posso portare in Puglia. Qui dietro c'è mia madre col cappellino da escursionista. Ah, e un'altra cosa che ho notato, ed è strano, perché li noto tutti, non ci sta un pregnone, quelli rari, cioè avete capito? Quelli che tu passi e vedi solo lui tutto illuminato, la Edward Cullen della situazione, ecco, non c'è. Non c'è, raga, o so coppie o sono troppo vecchi. Se ci sono ragazzetti, o sono troppo piccoli per quanto mi riguarda, o sono troppo depilati. E questo è male. Come vedete siamo tornati. Mamma mia, ragazzi, al ritorno ho sofferto un sacco il mal di mare. Infatti mi sono messa a leggere il libro e l'ho finito. Quindi, visto che non ho portato Torment, che è il secondo, ho dovuto fare una pazzia. Voi direte, tu sei proprio una matta, perché vi ho detto prima che ho comprato il Kindle, quindi poi da lì scaricherò i libri. Però ero troppo curiosa di sapere cosa succedeva nel secondo libro, e quindi su iBook mi sono andata a scaricare, mi è cascato il turbante, la versione, cioè ho dovuto praticamente spendere 6 euro così al vento. Però vabbè, uno ne spende tanti per una volta una cosa che ce n'è praticamente, non dico la necessità, però ne avevo voglia. E appunto adesso mi sono docciata, mi sono finalmente lavata i capelli, perché i giorni precedenti li avevo tipo sciacquati, ma mai con lo shampoo, il balsamo, maschere e cose. Vado di Olietto, che tra l'altro alcuni di voi nell'ultimo video dove ve l'ho fatto vedere, che è la Pamper Routine, mi avete detto: ma non è vero che tu lo usi, vuoi solo sponsorizzarlo? No, raga, mi piace davvero. L'unico fatto è che, vedete qua, è usato poco, tra molte virgolette, per il semplice fatto che io avevo tipo 800 campioncini. Prima ho usato i campioncini, adesso sto utilizzando questo perché mi sono finiti i campioncini. E quindi la gente è sempre più matta. Comunque vi faccio vedere, guardate, capellini on the road. Tra l'altro ne ho persi tantissimi, perché sono stata con le trecce praticamente tutta la scorsa settimana e tutta questa settimana. Adesso se passa qualcuno, ah, è mia madre. Schifose. No, non ci credo, in diretta, ragazzi, ci hanno portato lui. Il Bounty. No, io mi ero presa i Caprice, dove vi sto tenendo. Comunque questi sono i miei capellini lavati, ma ancora intrecciati, per farvi capire che sono rimasti le treccine nonostante io l'ho lavati. Guardate, districati in un attimo. Ciao. Perché ogni volta che ti riprendo ti accucci? Sto lasciando asciugare i capelli all'aria. Che cos'è? Giorgio, guarda che lo metto. No. Eh sì. Guarda, no, nonna Belarda, nonna Belarda gli fa un baffo. Beh, ho capito, l'unica cosa che mi rimane da fare è leggere adesso seriamente. Allora, oggi outfit semplice, ho rimesso il vestito blu. L'altra sera però con queste scarpine, che sono di Quanticlo. I capelli indomabili, ho dovuto per forza legarli qua dietro. L'unica cosa è che non sappiamo dove andare a mangiare. E poi non mi andrò neanche di truccarmi, sinceramente, perché dopo poi torna. Struccati. Non ne vale la pena. E quindi faccio prima direttamente a fare così. Adesso appendo il mio accappatoio. Lì c'è Samara che si pettina i capelli. Di ciao, Samara. Impariamo. Speriamo di trovare presto un posto. E niente, il richiamo era troppo forte. Pizza time, pizza time. Siamo venuti qua. Quello è il porticciolo. Pizza margherita. Pizza Tullio. Ah sì, si chiama Tullio questo posto, carino. Margherita. Tu che hai preso col salame? Ma non è piccante, vero? Ah ok, se no stava già in fiamme. Buon salve, oggi è sabato ed è ufficialmente l'ultimo giorno. Ieri non vi ho ripreso perché ero proprio in un mood brutto, che non mi andava di riprendervi, perché i momenti no ci sono e fondamentalmente ho preferito evitarvelo direttamente. Cioè ieri proprio non volevo parlare con nessuno, figuriamoci vloggare o cosa. E quindi, detto ciò, oggi siamo ritornati alla spiaggia di lunedì, che era quella super iperventosa, e infatti io cosa ho fatto?
fatto. I miei sono scesi al mare e io sono rimasta qua sopra a mangiarmi almeno il panino, perché ho detto, visto già ieri con tutto il vento le cose, mi sono mangiata il panino con tutta la sabbia dentro. Ho detto oggi me lo evito e quindi sto ancora in macchina per questo. Però sta cominciando a fare caldissimo, anche perché sono le... eccolo qua, sono le 3 e appunto scendo così magari mi faccio un bagnetto qualcosa. Ok ragazzi, state per fare il bagno insieme a me. Non mi bagno tutta perché i capelli non mi va di rilavarmeli. Il costumino ne abbiamo, mare ne abbiamo. Ragazzi, vorrei fare l'immersione insieme a voi. No dai, Giorgio l'ha fatto. Metterti qui a fare le foto però. Dove? No, da questa parte. Ma da dov'è la luce? Qua. Qui dovrebbe essere così. La vastità. Ed eccoci giunti all'ultima cena, non nel senso letterale. Ultima sera, mi sono fatto un trucco, in realtà è abbastanza luminoso, guardate, bling, 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 bling. Però alla fine non è troppo. L'unico fatto è che mi sono dimenticata le pinzette a casa e quindi non riuscivo a vedere bene le sopracciglia. Non so neanche io cosa ho fatto, forse l'ho fatte più cicciotte, vabbè, non mi piacciono comunque. La tinta che ho messo è Roses di Nabla. Sto cercando di testare più colorazioni possibili per vedere. Questa mi piace con l'abbinamento della camicetta e infatti ho messo questa qui di Zara, pantaloni questi qua con le frangette. In più, sapete cosa volevo fare? Tornata a casa volevo girarmi, non so se riesco prima di ripartire perché ho tipo una settimana, può essere che io ce la faccia, però mi ci devo proprio impegnare a registrare tutti i video per tutto il mese di agosto e ho calcolato dovrebbero essere 7 video all'incirca, però è una cosa fattibile, nel senso se fai un video al giorno poi anche metti che li monto lo stesso giorno, cioè ce la dovrei fare, no? Quindi insomma adesso vediamo un attimo. Noi torniamo dalla Puglia tipo a fine agosto, quindi insomma il momento di pausa non è che sia più di tanto, però cercheremo di farlo e ci vediamo a cena. Allora eccoci qua, oggi cena relax, sì, sì. Perché dopo dobbiamo preparare tutte le cose. Aspetta, la bottle of water sparkling. Sì. Sete. Ok. Ecco, questo è l'inglese di mio padre ripreso. Ok. Vuoi dire qualcosa a tua discolpa? Tanto, non ma so. Capito. Io ho girato il mondo. Ho fatto il Canada, America, Sud America, no, Canada. Africa, Europa. Canada non credo proprio. Basta, ok. Yeah. E quindi niente, qua davanti oggi. E poi farò vedere cosa prenderemo perché ancora no. Ancora. Non lo so. Io ho preso il solito souvlaki perché è una cosa piccola, almeno ci riesco. Giorgia patatine e polpetto. Come si chiama qua? Octopus. Mia madre ha un misto di roba, la pizza. Piatto greco misto. E poi abbiamo calamari fritti, che non lo so, a calamari ormai andiamo con la Manuela. Ragazzi, ma questa musica d'addio ne vogliamo parlare? Giorgia, girati e piangi. Oh no! Questa è la nostra macchinina con la scritta Greenways. Facciamo una scena dell'attraversamento. What a beautiful night. Ragazzi, della serie attraversamenti pericolosi ne abbiamo. Guardate qua, vi faccio vedere come passano. E noi che dobbiamo attraversare sperando di non essere... Ah! Giorgio, stavi passando! Cioè... Infatti, raga, oggi che sto riprendendo sono passate tipo 6 macchine. Dai, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ragazzi, si va verso le camere. Giorgia, vuoi dire qualcosa? No. Ok, grazie. È stata una cosa profonda. Vi faccio vedere come è fatto questo coso. Ah, ma adesso non si vede niente. C'è un bambino qua. Magari guardare davanti, no? Ok. Stiamo andando. Naturalmente, come sempre, noi siamo gli ultimi della fila. Se mi seguite su 21 Buttons, questa è la famosa cornice delle foto. Ed eccolo qua, l'ospizio per anziani. Adesso ci mettiamo un po' qua. E vedete questa qui davanti a un'altra stanza. Ci mettiamo un po' qua. Comunque è presto rispetto alle altre volte. Detto sono le 11. Perché comunque siamo rimasti qua davanti. Io mi ero anche truccata così nella speranza di, invece niente. Comunque notare che la tinta non si è comportata malissimo. Si è tolta un po' qua sotto.
fatto. Nel complesso questo colore in particolare è il meglio che mi tiene. Vi consiglio questo per ora dei Dream Matte. Comunque stavo dicendo che adesso dobbiamo preparare la valigia, però prima abbiamo qualcosa da bere che avevamo comprato, quindi lo finiamo. Io ce l'ho con la zero. Domani ci dobbiamo svegliare presto, tipo alle 6:30, per poi uscire alle 7, perché il volo l'abbiamo alle 10 di mattina, però ci vuole un'ora per arrivare da qui dove siamo noi a Gios Nikolaos, all'aeroporto di Heraklion era il regno di Bloom, quella delle Winx, mi sa, quindi mi sa che è l'altro. Comunque un'ora di macchina, poi dobbiamo lasciare la macchina, andare a imbarcare bagagli eccetera eccetera. Fai vedere quanto sei bronzo rispetto a me. Eccola la differenza tra me e te. Niente, flashaci Giorgia. Io ho flashlight. Post cena da digerita notturna ne abbiamo. Naturalmente, come da buona tradizione, questo vlog non ha una fine registrata, quindi mi tocca registrarvi il voice over. Comunque spero come sempre vi sia piaciuto. Naturalmente non potevo riprendervi più di tanto, perché alla fin fine siamo stati tutti i giorni al mare. Sarebbe stato anche un po' palloso riprendervi sempre le stesse cose, però spero quello che ho ripreso possa piacervi, vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Mua!